praticamente quella che è la missione dell'ufficio dottesimo, per quale motivo l'università si occupa di collocamento dei laureati, cosa che è abbastanza faticosa, per quale motivo l'università deve essere in questo tipo di attività. Beh, il primo obiettivo è quello di favorire la valorizzazione della persona, quindi direi di considerare l'aspetto dell'educazione personale come preminente quando si parla di scelte educative, scelte lavorative. Quindi la logica dell'orientamento che facciamo in entrata, in itinere, che è quando si parla di inserimento occupazionale, ha molto a che vedere con la realizzazione personale, al di là di quello che è l'inserimento lavorativo in se stesso. E chiaramente la realizzazione personale passa molto attraverso anche l'inserimento professionale, il lavoro che si svolge, ma evidentemente non esaurisce la realizzazione della persona nell'arco della propria vita lavorativa. Ecco perché quando facciamo orientamento diciamo sempre che bisogna partire, quando si sceglie, da quelle che sono le predisposizioni, i talenti, le aspettative individuali, perché solo questo garantisce poi che le scelte nel corso di tutta la vita delle persone corrispondano effettivamente anche in termini di scelta occupazionale a ciò che si può fare nella vita. E vi segnalo a questo proposito che alcune indagini statistiche mostrano che le scelte educative sono quelle che producono maggiori rimpianti nella vita. Se si chiede a un adulto, è questo che ci dicono le indagini statistiche, qual è l'area di scelta che ha prodotto poi in fase adulta maggiori rimpianti, circa il 50% delle persone dichiara le scelte educative, quindi potete immaginare cosa possa significare questo in termini oggi di importanza che occorre attribuire alla scelta, una scelta che deve essere consapevole. Cosa intendo dire per consapevole? Come vedremo, intendo dire che occorre che la scelta sia il più possibile informata. Evidentemente, oltre all'obiettivo realizzazione personale, l'altro obiettivo fondamentale è quello di favorire l'incontro tra domanda e offerta di competenze di laureati. Le competenze si danno laureati, quindi quando si parla di incontro tra domanda e offerta di laureati si parla di incontro tra domanda e offerta di competenze. Questo è un obiettivo che ha a che vedere anche con la missione istituzionale dell'università. Le università devono contribuire alla crescita del paese anche favorendo questo incontro tra il capitale umano prodotto dal sistema universitario e le esigenze del sistema produttivo. Questo deve essere fatto in una prospettiva però di lungo termine. Perché dico questo? Perché ahimè oggi in Italia c'è un dibattito che io ritengo assai pernicioso, secondo il quale le università dovrebbero rispondere alle esigenze dell'oggi solamente, col rischio che, perché il mondo cambia molto velocemente, si prefigurano dei percorsi formativi che soddisfano le esigenze di oggi ma non soddisfano le esigenze del sistema e della società in una prospettiva di medio lungo periodo. La quarta rivoluzione industriale ci sta insegnando che il ciclo di vita della conoscenza si è ridotto, occorre dotare le persone di competenze flessibili e quindi le università sono chiamate a togliere questa funzione, cioè dotare le persone di quel bagaglio di conoscenze e di esperienze che poi possono essere adattate nel corso della vita. È importante quindi chiaramente offrire opportunità di lavoro appena laureati, ma con un occhio a quelle che sono le prospettive poi del mercato del lavoro in una logica di lungo periodo. Indubbiamente parlare di laureati e di lavoro di laureati significa anche parlare di trasferimento di conoscenza. Quando si fa job placement, di fatto si sta facendo anche trasferimento di conoscenza, perché i laureati hanno un bagaglio elevato di competenze e di conoscenze, grazie, che quando transitano dal sistema universitario al mercato del lavoro servono a migliorare il funzionamento del sistema, lo rendono più efficiente, sia quando si tratta di lavoro dipendente, quindi quando il laureato svolge un'attività di lavoro dipendente, sia quando crea un'impresa. In particolare, se crea un'impresa a fronte ad esempio della brevettazione di una nuova tecnologia, abbiamo insieme
il placement e il trasferimento di conoscenza. Ecco perché a Cassino abbiamo pensato di integrare il placement col trasferimento di conoscenza. Anche sono rivolti i servizi del placement, evidentemente a studenti e laureati. L'idea è che l'orientamento sia una filiera che parte dal momento dell'iscrizione all'università, ma che si fa anche durante tutto il percorso fino all'inserimento occupazionale. Quindi l'invito che vi faccio anche in questa fase in cui voi probabilmente siete avanti con gli studi, quando si guarda al mercato del lavoro, quando si guarda alla propria realizzazione personale, occorre costruire un bagaglio di competenze e conoscenze che sia coerente con gli obiettivi che si perseguono. Quindi è importante che ad ogni passo si valuti quanto quello che si sta facendo è coerente con l'obiettivo che si sta perseguendo. Vi dico questo perché spesso io incontro vostri colleghi che nel individuare le discipline non obbligatorie del loro percorso scelgono senza valutare quanto quelle discipline siano utili per completare il bagaglio, ma si limitano a considerare l'aspetto della facilità del corso. Questo è un errore, una mia forma di miopia, perché il risparmio di energie che si fa nel breve termine lo si perde in termini di opportunità che si perdono di acquisire quelle conoscenze che possono essere utili invece nella prospettiva lavorativa. Proprio in quella prospettiva di cui vi parlavo prima, legata alla necessità di cambiare velocemente. Questo anche significa che oltre al seguire i corsi curriculari, è opportuno seguire tutte le altre attività che noi offriamo, che sono un'occasione per acquisire quelle competenze trasversali che nel nostro mercato del lavoro sono sempre più richieste. E una di queste iniziative che vi segnalo è il corso di educazione imprenditoriale, che ha proprio la funzione di lavorare su quelle che sono due competenze trasversali fondamentali, il problem solving e l'imprenditorialità. Oltre che a studenti e laureati, chiaramente i nostri servizi sono rivolti al mondo del lavoro. Mi dispiace vedere che qui il mondo del lavoro è sostanzialmente assente. L'idea di questo workshop era quella di mettere insieme voi con le aziende per chiarire quali sono i servizi che noi offriamo. Mi limito qui a accennare al fatto che evidentemente anche le aziende devono essere interessate a quello che l'università fanno per facilitare l'incontro tra domanda e offerta. Evidentemente anche il personale dell'Ateneo è interessato ai nostri servizi, ma non mi soffermo su questo aspetto. Qual è la filosofia operativa che seguiamo nelle nostre attività? L'idea, come dicevo prima, è che l'orientamento in uscita abbia molto a che vedere con l'orientamento in entrata. Questo è uno dei motivi per i quali oggi, in occasione dell'incontro inaugurale, abbiamo messo insieme un po' tutti. Chi deve iscriversi all'università è opportuno che, oltre a conoscere percorsi formativi, sappia poi quali sono gli sbocchi occupazionali potenziali legati a quei percorsi formativi. Quali sono i servizi che noi vi possiamo offrire, per andare più sul concreto, al di là di queste parole, sul modo in cui noi concepiamo il placement? Sono servizi che noi offriamo in collaborazione con alcuni partner, in particolare con Lazio Disu, è il progetto Porta Futuro, con Alma Laurea e con Italia Lavoro. E vi segnalo qui quali sono questi servizi che realizziamo in collaborazione con questi diversi soggetti. Con Porta Futuro noi svolgiamo attività di orientamento e accompagnamento al lavoro. Quindi chi di voi ha interesse ad avere informazioni su prospettive occupazionali, vuole avere indicazioni, informazioni specifiche su percorsi che intende proseguire, lavorativi che intende proseguire, può rivolgersi a noi o a Porta Futuro per essere indirizzato. Assieme a Porta Futuro facciamo anche sostegno alla creazione di impresa. Ho segnalato oggi che non esiste solo il lavoro dipendente, è opportuno che tutti voi
considerate la possibilità di rivolgervi alla creazione di impresa come un'opportunità occupazionale che può dare molte soddisfazioni sia sul piano personale che sul piano anche economico e retributivo. Quindi questa è un'attività che noi abbiamo sviluppato, che ritengo vada presa in considerazione. Dall'anno scorso abbiamo avviato un corso di educazione imprenditoriale che si chiama Four Steps to Entrepreneurship, della durata di circa 32 ore, la cui finalità è quella di trasferire le competenze imprenditoriali e anche quelle attitudini che in parte possono essere acquisite e che di fatto noi associamo all'attività imprenditoriale. Sono attitudini e atteggiamenti, direi, verso la vita che non servono solo nello svolgimento di attività imprenditoriali, ma come dimostrano diversi studi, aiutano anche a essere più occupabili come lavoratori dipendenti. Diversi studi appunto mostrano come chi segue i corsi di formazione imprenditoriale è più occupabile come lavoratore dipendente e in quanto lavoratore dipendente acquisisce quella intraprenditorialità che è utile nelle organizzazioni. Cosa intendo dire con ciò? Che le imprese sono molto contente di assumere persone che hanno un atteggiamento imprenditoriale, atteggiamento unito evidentemente anche a quelle competenze che possono essere acquisite attraverso il percorso educativo che noi offriamo. Con Porta Futuro facciamo anche un'altra cosa, favoriamo l'incontro tra domanda e offerta attraverso l'utilizzo di due portali, il portale di Porta Futuro e il portale di Almanabe. In questa fase stiamo in una fase di progettazione, stiamo implementando il portale di Armalaurea che sarà integrato con il portale di Porta Futuro in maniera tale che il vostro curriculum, quel curriculum che voi inserite nella fase finale del vostro percorso, sia utilizzabile sia attraverso la banca dati di Armalaurea, quindi sia visibile attraverso la banca dati di Armalaurea, sia attraverso il portale di Porta Futuro. Questo per massimizzare l'opportunità di incontro tra voi e il mondo del lavoro. Quindi vi invito caldamente ad approfittare, quando saranno attive, di queste opportunità che vi offriamo di rendervi visibili sul mercato del lavoro. Dicevo prima che il portale di Armalaurea opererà in collegamento con quello di Porta Futuro. Io spero entro il mese prossimo di renderlo disponibile in maniera tale che sin dal mese prossimo appunto sia possibile per voi utilizzare al meglio tutte le opportunità offerte da quel portale. L'idea è che in quel luogo, oltre ad esserci il vostro curriculum, vi sia una vetrina delle offerte di lavoro e di tirocinio da parte delle imprese. Per ultimo, la collaborazione con Italia Lavoro, che si è sviluppata soprattutto rispetto a due ambiti di azione. Vi segnalo il più importante, che è il sostegno all'autoapprendistato. L'autoapprendistato è una formula contrattuale che è stata disegnata al fine di favorire particolarmente l'incontro tra domande e offerte di capitale molto qualificato. L'idea è di creare e dare degli incentivi soprattutto alle imprese affinché appunto valorizzino il capitale umano più qualificato. È qui con noi la dottoressa Cisotta di Italia Lavoro che vi spiegherà brevemente in cosa consiste il contratto di autoapprendistato, quali sono le opportunità che offre, anche perché voi potete essere veicoli informativi nei confronti delle aziende. Uno dei problemi che è stato riscontrato rispetto alla diffusione di questo strumento è che c'è poca informazione sia dal lato delle università sia direi dal lato delle imprese. Quindi è opportuno che voi sappiate che esiste questa soluzione che può aiutarvi a inserirvi nel mercato del lavoro ed eventualmente la proponiate voi stessi alle imprese come soluzione quantomeno iniziale per inserirvi nel mercato del lavoro. Noi abbiamo qualche esperienza accumulata in questi due anni di collaborazione che possiamo sicuramente valorizzare con voi, quindi vi invito caldamente a non sottovalutare l'importanza di questo strumento. L'altro ambito di collaborazione con Italia Lavoro riguarda le azioni nei riguardi dei cosiddetti laureati scoraggiati, ma si tratta di un ambito che spero non riguardi questa platea,
riguarda i vostri colleghi che sono sul mercato del lavoro da più anni e che possibilmente hanno bisogno di un aiuto per inserirsi, per trovare un inserimento. Direi che probabilmente conviene che io mi fermi qua perché non c'è molto tempo a disposizione. Con queste idee in mente, con questa forza in mente, ovviamente le difficoltà non ti scoraggiano, perché a quel punto
se un'azienda ti dice di sì o ti dice di no, ti interessa poco, vai avanti e cerchi altri che invece possono essere interessati. Questa mission in realtà, come dico, stiamo soltanto grattando il fondo, perché effettivamente guardandoci fuori dal territorio, quello che succede in Italia o nel mondo, le associazioni di laureati sono delle lobby, nel senso anglosassone del termine. Cioè un'associazione di laureati forte che crea un network interno tra tutti i nostri laureati sparsi per il territorio e per il mondo, dove tu hai un aggancio diretto all'interno di un'azienda, per far, anche per sapere soltanto il percorso di assessment come viene fatto, no? È una forza incredibile. Ci sono la più famosa in Italia, l'alunni Bocconi, potete immaginare, dove soltanto lo stato patrimoniale e il conto economico dell'associazione è spaventoso di milioni di euro, muove milioni di euro per organizzare eventi e attività in favore vostro, in favore dei laureati. Anzi, ricordo che noi dalle 13.30 alle 14.30, chi è il nostro associato, chi è il nostro iscritto, avremo in Aula Magna l'assemblea generale dei nostri associati per ragionare insieme sul futuro della nostra associazione e per rinnovare il consiglio direttivo, perché diciamo dopo il consiglio direttivo transitorio che io ho presieduto per 3 anni, oggi rinnoviamo il consiglio direttivo, perché da statuto, raggiunti 1000 iscritti, andavamo alle elezioni elettive. In effetti adesso siamo 3000, quindi è giusto che ci rinnoviamo e diciamo in realtà io continuerò ad essere presente all'interno del consiglio direttivo, perché l'idea anche con il rettore è che l'associazione dei laureati deve avere comunque un padre forte che è l'università, no? Quindi ci deve essere un collegamento diretto sempre con l'Ateneo. Altri 2 minuti per raccontarvi cosa abbiamo in mente, quindi per fare questo non vi mostrerò altre slide, ve ne mostro soltanto una che in realtà ho ripreso pari pari dalla presentazione che feci quando nacque l'associazione nel 2013. Fui invitato dall'allora professore Griselli al Career Day 2013, che non gestivamo noi, che in realtà gestiva l'Ateneo. Mi fu chiesto di raccontare cosa avevo in mente e io presentai questa slide. Per dirvi che cosa? Quello che stavo accennando, stiamo raschiando, ok, la superficie o il fondo, come lo volete vedere, nel senso di che le associazioni laureate possono fare una marea di cose. Il problema di base qual è? Che sono associazioni non profit, basate sul volontariato. Allora, se ci sono persone disposte ad impegnarsi, ovviamente le cose si realizzano. Se queste persone non ci sono, le cose non si realizzano, come dire. Alla fine il tempo uomo di ciascuno è purtroppo limitato. Quindi in realtà noi potremmo fare diverse cose e sono i servizi di placement in qualche modo che un'associazione di laureati può offrire. Okay? Cioè il Career Day sì, è un evento importantissimo, ma vi dicevo che nel gergo anglosassone le associazioni di laureati sono delle lobby, cioè creano network di relazioni e di opportunità. Okay? Quindi la mia idea è creare questo network quanto più velocemente possibile. Da un lato istituzionale lo stiamo facendo attraverso una ricostruzione degli annuali, perché noi abbiamo un problema che da quando esiste Almalata, dal 2000 circa, quindi abbiamo iniziato ad adottare i sistemi informatici, quindi abbiamo le anagrafiche. Prima del 2000 non abbiamo le anagrafiche, o meglio abbiamo i libri, dove bisogna molto spesso ricavare queste informazioni obsolete ormai, e questa è una grossa perdita culturale, perché lo sapete che cosa succede? Perché le associazioni di laureati sono forti? Perché in realtà sono i laureati forti che rendono l'associazione forte, che rendono l'università forte. Allora, quei laureati prima del 2000 probabilmente sono quelli che oggi più di altri ricoprono costi di responsabilità. E noi purtroppo, come università, abbiamo persi di vista. Io dico sempre, se un nostro laureato prende il premio Nobel, ma finché non lo sappiamo neanche, è un'assurdità. Cioè, è una mancanza di lobby, è una mancanza di network. Noi dovremmo conoscere esattamente i nostri laureati più forti, cosa fanno, perché se un nostro laureato giovane si trova in un punto qualunque d'Italia o del mondo e ha bisogno di una mano, deve sapere a chi si deve rivolgere. Questa necessità ci spinge a costruire la nostra anagrafica. Quindi, da un lato dobbiamo costruire l'anagrafica, andando a recuperare i dati e le informazioni che abbiamo iniziato a fare questo ragionamento, dall'altra parte poi dobbiamo amalgamare i soggetti che compongono l'associazione. Come si fa? Si fa sì con questi eventi, ma si fa soprattutto anche con gli aspetti più ludici, no? Quindi la prima idea che ho in mente è dovremmo organizzare la festa del laureato. Quindi questo momento professional, diciamo così, dovremmo immaginare un momento più smart dove si crea la relazione.
Allora, la festa del laureato potrebbe essere il momento in cui noi creiamo la relazione, creiamo quel network positivo che può dar vita ad altre opportunità successivamente. Così come questa ne abbiamo in mente di altre, già noi facciamo una newsletter che è con una cadenza bimestrale, cioè noi cerchiamo di raccogliere una serie di, come dire, di opportunità che ci sembrano interessanti, sia lavorative ma non soltanto, anche imprenditoriali, e le comunichiamo ai nostri associati. L'idea mia è aumentare la frequenza, nel senso che bimestralmente è un po' troppo lento, dovrebbe essere mensilmente, se ci riusciamo, una volta che si costruirà questo famoso comitato editoriale, ovviamente una volta a settimana. Cioè un laureato deve essere costantemente aggiornato su che cosa sta succedendo soprattutto in questo territorio. E come questo tante altre cose che trovate scritte là, c'è la creazione di circoli. L'idea mia è che posso riuscire a Roma a sapere tutti i nostri laureati a Roma chi sono e dove sono collocati? Posso riuscire a metterli in comunicazione in quell'idea di network? Ma Roma, per dire Roma, ma che sia uguale, cioè poco cambia. Io dei laureati che si sono, dei colleghi che sono laureati con me, li conosco quello che fanno una minima parte, perché ovviamente sono quelli con cui ho mandato dei rapporti, ma tutti gli altri in persi di vista, per dargli delle opportunità, evidentemente. Beh, questa idea di network è alla base della nostra associazione. Iscrivetevi, partecipate se siete iscritti all'Assemblea Generale, perché lì potrebbero nascere altre idee e opportunità. Questo è il mio intervento. Grazie Alessandro, direi che procedere a questo punto. Vi ho detto quali sono i nostri principali partner esterni, perché chiaramente il nostro partner anche Alaclan non l'ho citato perché è un partner interno. Passerei quindi la parola a Porta Futuro, quindi se ci racconti quello che state facendo da tempo, è una collaborazione che è iniziata da tempo e che si sta sviluppando, devo dire, in maniera molto efficace su diverse attività che ci illustrerà adesso il nostro amico. Innanzitutto buongiorno a tutti e ringrazio sia il professor Ferrante, il professor Silvestri, insomma, per aver dato l'opportunità a Porta Futuro di spiegare quali sono i servizi che noi eroghiamo. Innanzitutto Porta Futuro cos'è? Porta Futuro è un progetto della Regione Lazio e sostenuto da fondi europei, dal Fondo Sociale Europeo, gestito in questo caso da Lazio Adiso, e rientra in un pacchetto praticamente di proposte che la Regione sta portando in evidenza ai cittadini, che è il progetto Generazioni. Il progetto Generazioni ha all'interno Porta Futuro, ma anche Torno Subito, anche il co-working, anche le start-up, anche, diciamo così, una serie di servizi come Fondo Futuro, eccetera, eccetera. Quindi una serie di servizi che noi rivolgiamo ai cittadini che hanno compiuto il 18° anno di età, non solo laureanti e laureati, ma tutti coloro che hanno compiuto il 18° anno di età possono praticamente accedere ai nostri servizi. Quali sono i servizi che noi offriamo? Innanzitutto noi creiamo pratiche di occupabilità, percorsi di occupabilità, cioè cerchiamo di sostenere molte volte la domanda e cerchiamo di sostenere anche le offerte, perché sono servizi che noi rivolgiamo ai cittadini e rivolgiamo anche alle imprese. Che cosa diamo ai cittadini fondamentalmente? Innanzitutto l'accoglienza professionale. Noi siamo presenti come rete università, Porta Futuro delle università, in tutti gli atenei della Regione Lazio, Cassino, Roma 3, Tor Vergata, De Lores, che è appunto la sede della Sapienza, poi Sabina, Tuscia e anche a Latina, dove non c'è l'università, ma praticamente c'è la Sapienza. Prossimamente stiamo parlando anche a Civitavecchia, quindi praticamente avere dei punti, diciamo così, dove le pratiche di occupabilità hanno bisogno appunto di un sostegno, noi siamo presenti. Siamo presenti qui a Cassino, abbiamo l'ufficio a piano terra, un open space, perché Porta Futuro nasce in lontano, passato non tanto lontano, Agenda 21 era un programma del Fondo Sociale Europeo, diciamo così, quello un po' vecchiotto, e iniziò a Barcellona. Barcellona c'è appunto questi open space, cioè questi spazi aperti dove le persone andavano e potevano trovare dei servizi, potevano trovare forme di orientamento, potevano trovare ovviamente delle risposte per quelle che appunto erano le pratiche di occupabilità. La provincia di Roma prese questa pratica, questa ottima pratica spagnola, e la portò appunto a Porta Futuro, che era a Testaccio. Poi la provincia di Roma è passata appunto la Regione Lazio a gestire questa cosa, questo progetto.
I servizi che vendiamo, appunto, dicevo, sono servizi di accoglienza professionale. Accogliamo le persone e poi anche facciamo orientamento. Questo lo facciamo anche grazie ai nostri rapporti, alle nostre connessioni che abbiamo con l'università, per cui con il professor Ferrante. Facciamo forme di orientamento, bilancio delle competenze. Facciamo formazione, molta formazione, seminari che praticamente possono passare da un semplice come scrivere e redare un CV, una lettera di presentazione, a portare, diciamo così, sostenere delle soft skill, competenze, eccetera, cioè sulla autoimprenditorialità. Quindi facciamo una serie di servizi che poi trovate tutti, ovviamente, queste nostre attività e questi nostri, appunto, seminari e formazioni la trovate sul sito portafotolazio.it, dove c'è anche praticamente la pagina dell'Ateneo di Cassino. Non solo, facciamo anche praticamente, proprio per sostenere questa domanda e offerta anche con le aziende, anche offriamo un servizio che sono, appunto, dei servizi, innanzitutto delle consulenze giuslavorative. Oggi c'è questa nuova legge per quanto riguarda il lavoro, il Job Act, per cui sono cambiate alcune tipologie, diciamo così, di forme contrattuali, per cui facciamo anche questo servizio. Con le aziende facciamo anche dei testimonial day, facciamo anche dei reclutamenti. Li abbiamo fatti qui a Cassino, adesso c'è un altro metà mese di aprile, con, appunto, aziende che cercano posizioni aperte, che vengono da noi e hanno la possibilità però di incontrare direttamente persone che possono, ovviamente, iscriversi a questi eventi e possono venire, ovviamente, là, e noi supportiamo anche le aziende a far sì che poi riescano a trovare quelle loro posizioni aperte. Questo avviene tutto, ovviamente, anche con una forma di accreditamento da parte del cittadino e anche da parte dell'azienda. Il cittadino ha tutto in chiaro su questo nostro portale, ovviamente tutti i servizi sono tutti, una cosa principale che dovevo dire all'inizio, che questo è un servizio pubblico e gratuito, essendo della regione, gratuito e gratuito, ovviamente c'è sempre qualcuno, ci siamo noi che paghiamo le tasse, quindi quando ci sono servizi, ovviamente, dove funzionano perché qualcuno paga, ovviamente, le tasse, questo ci fa piacere. Quindi è un servizio pubblico e gratuito, si può venire lì, ripeto, c'è una, questo non è tutto in chiaro, anche i seminari possono partecipare tutti, coloro che hanno conseguito il 18° anno di età, gratuitamente, basta andare sul sito, iscriversi all'evento tranquillamente, però c'è anche un accreditamento. L'accreditamento serve, appunto, a permettere, come diceva prima il professore, per mettersi, appunto, in evidenza, accendere una lampadina, un faro su ognuno di noi, perché possiamo avere un'area riservata all'interno di questo nostro portale e mettere, appunto, le nostre informazioni, le nostre competenze, insomma, quello che noi, ovviamente, diciamo così, vogliamo, che si tratta, appunto, di un curriculum. Noi facciamo anche video curriculum, questo tu sempre, anche questo gratuito, basta segnarsi, venire da lui e dire: io voglio girarvi un video curriculum di un minuto e mezzo, di due minuti. Noi diamo la possibilità, tramite appuntamento con diciamo così, con dei coach professionalmente adatti a questa cosa, di venire qui a Cassino e fare anche un video curriculum personale. Quindi stiamo cercando anche di implementare altri servizi che sono, appunto, di aiuto per, diciamo così, iniziare dei percorsi di occupabilità. Noi siamo qui a Cassino aperti tutti i giorni dalle 10 la mattina con orario continuato fino alle 16 e dalle 10 alle 18 praticamente il martedì e il giovedì, tutti i giorni, tranne il sabato. Siamo praticamente in piano terra di fronte a quella che è oggi la comisteria, una volta c'era la segreteria didattica di economia, e anche all'interno abbiamo fatto la nostra aula di formazione didattica, per cui, ecco, noi siamo belliti e pronti, appunto, di cercare di corrispondere poi a quelle che sono, diciamo così, delle richieste sempre più particolari, perché sapete perfettamente, l'ho chiarito molto bene il professor Ferrante prima, il
mondo del lavoro siamo alla, si dice, alla rivoluzione industriale, quarta rivoluzione industriale, forse noi in questo territorio ancora siamo alla terza, alla 2,45, e quindi c'è bisogno, ecco, di attivare appunto servizi che poi riescono a dare anche, diciamo così, delle risposte. Grazie. Allora, tra i servizi di imprevedire che facciamo insieme, che eroghiamo insieme, finanziati da Porta Futuro, vi è l'accompagnamento alla creazione di impresa. Quindi se c'è qualcuno di voi che ha un'idea che ritiene brillante, che debba essere validata ed eventualmente, se vuole essere accompagnato almeno nella fase iniziale alla creazione di impresa, può rivolgersi a Porta Futuro o direttamente all'Interdilab per essere accompagnato almeno per una decina di ore in questo percorso di avvicinamento all'Interdilab. Poi c'è anche l'aspetto finanziario, no, quindi mi premeva evidenziare l'aspetto del servizio reale che voi vi offriamo. Passerei la parola a questo punto alla dottoressa Simona Cisotta di Italia Lavoro, che si soffermerà credo soprattutto sui contratti di apprendistato. Grazie. Professore, buongiorno a tutti. Provo a darvi in pillole veramente essenziali alcuni rudimenti sul contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca, perché, come ha detto già anticipandomi il professore, rappresenta un contratto di lavoro che porta dei vantaggi alle aziende e a voi ragazzi studenti ancora poco noti e poco conosciuti, e proprio per questo potrebbe essere persino un vantaggio per voi, perché nel momento in cui voi ne siete a conoscenza potete essere voi portatori di informazioni alle aziende e quindi conquistare un vantaggio competitivo rispetto ad altri giovani che concorrono per lo stesso posto di lavoro. Intanto vi anticipo che si tratta di un contratto di lavoro che può essere e deve essere sottoscritto mentre ancora siete iscritti all'università. Per cui si tratta di un contratto di lavoro misto in cui c'è un'alternanza tra il sistema di istruzione e formazione e il mondo del lavoro. Voi avete già un'esperienza simile a questa che tutti voi conoscete, che sono i tirocini. Quindi entrate nelle aziende, fate esperienza di un lavoro vero e proprio attraverso il tirocinio. È cosa diversa, nel senso che quella è un'esperienza che viene considerata con una finalità esclusivamente orientativa ed è molto limitata nel tempo. Invece qui si tratta di un vero e proprio contratto di lavoro che viene addirittura configurato come un contratto di lavoro a tempo indeterminato, che si sottoscrive mentre ancora siete iscritti all'università per conseguire il titolo, per cui l'azienda si impegna a fare in modo che voi possiate proseguire gli studi, frequentare l'università, conseguire gli esami e quindi un titolo di studio, e per tutto questo periodo l'azienda vi inserisce anche nel proprio contesto lavorativo, vi aiuta, vi facilita, vi supporta, vi dà un pezzettino di formazione a sua volta, fino ad arrivare al conseguimento del titolo. Per tutto questo periodo di formazione in azienda, l'azienda ovviamente ha una serie di incentivi economici, perché, detto molto francamente, delle persone molto giovani che devono anche ancora studiare, che devono essere preparate, che rappresentano in qualche modo anche un costo e una perdita di tempo per i datori di lavoro, hanno bisogno di essere anche sostenuti con un sistema di incentivi che la legge ci offre sin dal 2011, ma che poi Giovatta ha voluto rimodulare agevolandole ulteriormente, per cui le aziende, per farsi carico di una risorsa molto giovane e da formare, ha un sistema di sgravi contributivi, retributivi, per cui vi potrà pagare molto di meno rispetto a un lavoratore di pari livello già formato e qualificato, e in più Italia Lavoro, che da gennaio si chiama Ampal Servizi, gli dà un ulteriore incentivo economico di 6.000 euro per ogni contratto attivato. Vi anticipo, almeno da quelle che sono le ultime esperienze, dopo la Jovact, che dicevo che ha alleggerito ulteriormente questo contratto di lavoro, consentendo alle aziende intanto di non pagare le ore che il giovane studente lavoratore passa presso l'istituzione formativa, quindi presso l'università, quindi
già a livello di retribuzione diventa praticamente sostanzialmente un part-time. In più tutte le ore che dedica alla vostra formazione deve riconoscervi da una retribuzione solo del 10%, di fatto diventate estremamente vantaggiosi e convenienti. E detto tra virgolette, può diventare anche una retribuzione piuttosto bassa. Ve lo racconto e ve lo dico per quali ragioni è importante, sarebbe utile e importante invece per voi accettare un contratto di questo tipo. Perché potersi inserire in un contesto lavorativo prima ancora di aver conseguito un titolo di studio rappresenta un'occasione preziosissima per completare la vostra formazione. Già dalla presentazione del professor Ferrante è chiaro quanto studiare, frequentare l'università e conseguire un titolo di studio può non bastare per inserirsi efficacemente in un contesto lavorativo che sappiamo essere molto competitivo. Poter anticipare l'ingresso nel mercato del lavoro a condizioni un pochino più svantaggiate rappresenta invece un vantaggio che potete poi ben far fruttare conseguito il titolo di studio. Per cui la ratio del legislatore è stato quello di anticipare l'ingresso nel mercato del lavoro per dei giovani che in qualche modo non hanno, sono ancora molto giovani, non hanno bisogno di un reddito pieno tale da mantenere una famiglia e quindi avere delle esigenze che potrebbe, per le quali il reddito riconosciuto dall'apprendistato potrebbe non essere sufficiente, con tutto un sistema di incentivi. L'università da parte sua si fa carico di assistervi e seguirvi in questa attività lavorativa assegnandovi un tutor che vi segue e vi assiste e completa in qualche modo la formazione in azienda. E questa rappresenta una sola fattispecie, di cui ce n'è un'altra che è utile e necessario che conoscano quanti di voi stanno per conseguire un titolo di studio, perché si può essere inseriti in azienda, in apprendistato, anche conseguito di studio per attività di ricerca, per cui se siete inseriti per realizzare un'attività di ricerca scientifica in collaborazione con l'università, anche per questo scopo potrebbe essere utilizzato il contratto di apprendistato con gli incentivi di cui vi dicevo sopra, per cui sgravi contributivi e retributivi che saranno in misura minore perché in qualche modo è anche accresciuto il valore di una risorsa che comunque ha già conseguito un titolo di studio. E invece resta sempre l'incentivo economico di 6.000 euro riconosciuto da Ambal Servizi. Noi siamo nelle università, nel senso che diamo supporto sia all'Ateneo che alle aziende, a voi studenti, laddove sia necessario, per supportarvi per tutte le attività necessarie alla sottoscrizione di questi contratti. Se ci sono domande di qualunque tipo, vi potete rivolgere al Coach Placement che vi darà supporto, informazioni e laddove ci siano attività da di procedere e da realizzare. Grazie per la sintesi. Ci sono domande, non abbiamo moltissimo tempo, però se c'è qualche domanda. Prego. Laddove poi si debba essere indirizzati da qualcun altro, da uno o dall'altro, evidentemente verrete indirizzati.
vi invito caldamente a approfittare di queste opportunità. Grazie per la vostra presenza.